Tuttavia, perdere fiducia nella democrazia e nell'esercizio politico e anche nei governi e negli stati nazionali è soltanto metà del percorso che io ho seguito. Infatti, prima di entrare in contatto con le idee libertarie, rimanevo comunque legato all'idea dello Stato, della Costituzione, dei valori democratici, perché non potevo nemmeno immaginare che esistesse un modo alternativo di organizzare la società se non attraverso uno Stato. E la mia speranza e anche il mio impegno politico, tra virgolette, un piccolissimo impegno politico che poteva consistere nel parlare con le persone, con gli amici, con i familiari, ecco, consisteva nel discutere di come malamente lo Stato, per esempio lo Stato italiano o anche altri Stati nazionali, i loro governi, come malamente si comportano e come invece dovrebbero comportarsi per realizzare veramente gli interessi della popolazione. Quindi rimanevo profondamente statalista e convinto sostenitore dei valori democratici della Costituzione anche, al punto da realizzare sul mio canale YouTube una video audio lettura di un libro molto bello dell'avvocato Marco Mori, Il tramonto della democrazia. Marco Mori è un esponente importante del sovranismo italiano. È fortemente statalista e sostiene che lo Stato italiano deve riprendersi il controllo della moneta e della pianificazione economica attraverso una gestione molto centralizzata del potere, per fare finalmente gli interessi della popolazione italiana. Naturalmente questo libro e queste idee sono in totale contrasto con il pensiero libertario, ma questa era la mia posizione prima di scoprire il pensiero libertario, quindi ero uno statalista convinto e per questo avevo fatto questa videolettura del libro di Marco Mori, che è un elogio della Costituzione italiana e del socialismo che permea tutta la Costituzione, e Marco Mori è sicuramente un socialista convinto, socialista in senso generale, nel senso proprio di statalista e all'idea appunto che lo Stato debba dirigere e gestire con il suo apparato centrale, centralizzato, un po' tutta la vita sociale e la vita economica di un paese, in questo senso socialismo e anche collettivismo. Dunque, riassumendo fin qui, la grande sfiducia che avevo maturato verso lo Stato e l'operato dei governi e dei governanti mi portava verso un forte statalismo ispirato finalmente a principi di onestà intellettuale e onestà politica, nel fare gli interessi delle persone. Questo perché non immaginavo che esistesse una forma diversa di organizzazione della società, diversa dall'organizzazione statale, quindi non potevo neanche sospettare che esistesse la possibilità anarchica o anarco-libertaria o anarco-capitalista o anarco-individualista, sono tutti sinonimi per indicare il pensiero libertario. Oggi non rinnego assolutamente questo lavoro che ho fatto sul libro di Marco Mori, che rimane un bellissimo libro, anche se è ormai diametralmente opposto alle mie idee attuali libertarie.